Dalle origini della psicologia sperimentale, lo studio del comportamento animale ha permesso di chiarire alcuni dei principi che stanno alla base dell'apprendimento e della memoria. Gli esperimenti iniziali riguardavano le diverse abilità dei piccoli roditori a percorrere differenti tipi di labirinti, problema che è stato poi applicato anche all'uomo. All'inizio di questo secolo, gli esperimenti di Pavlov hanno cercato di individuare le componenti fisiologiche dei riflessi nervosi e di alcune forme elementari di comportamento attraverso lo studio dei cosiddetti riflessi condizionati nel cane. Si è poi arrivati in epoche recenti ad analizzare i fenomeni di emotività, di paura e di affettività, come nel caso della scimmietta di Harlow, che spaventata da un giocattolo meccanico cerca rifugio in un manichino di stoffa in quanto simile al suo concetto di madre. Gli esperimenti sul comportamento degli animali presentano, accanto a limitazioni evidenti dovute al basso livello dei processi di integrazione, qual l'assenza di linguaggio e delle specie adoperate, anche vantaggi rispetto alla sperimentazione sull'uomo. Questi sono rappresentati primo dalla facilità di ottenere il materiale sperimentale, poi del fatto che non ci sono limitazioni etiche e finalmente della possibilità di associare alle ricerche sul comportamento stesso studi paralleli di ordine neurofisiologico e biochimico. Due vie sono state recentemente aperte al progresso tecnico nel campo della psicobiologia. La prima è rappresentata dalla possibilità di automazione delle tecniche di osservazione, la seconda dai recenti progressi nel campo della genetica dei piccoli roditori di laboratorio. Al problema di sapere che cosa rappresenti realmente l'intelligenza, gli psicobiologi hanno dato varie risposte. Una forma di apprendimento è quella che avviene attraverso prove ed errori. Un topolino, ad esempio, posto in un labirinto, all'inizio procede a caso, cercando la sua strada a destra e a manca, per raggiungere alla fine della prova la scatola dove sa di venire ricompensato con del cibo. In altri casi si ricorre a motivazioni inverse. L'animale impara per sfuggire ad una condizione di disagio. A tal fine ci si serve di moderne e complesse attrezzature che permettono di seguire i progressi del topolino nella ricerca di una strada giusta, nuotando all'interno di una vasca. L'animale è introdotto in un labirinto ad Y e un dispositivo automatico provoca, ad intervalli regolari, l'affondamento della piattaforma sulla quale si è rifugiato. Mentre nelle prime prove l'animale procede a caso, nuotando avanti e indietro con successivi tentativi ed errori, man mano che si va avanti con l'esercizio sono evidenti i progressi del topolino, il quale ricollega la presenza della piattaforma, che rappresenta la sua cintura di salvataggio, con la luce che si accende all'estremità del canale corretto. Le risposte giuste ed errate vengono registrate da un sistema di penne scriventi. Tutti coloro che hanno avuto a che fare con animali domestici sanno a qual punto le reazioni di ogni individuo, anche se della stessa specie, possano essere differenti. Dando a vari roditori la possibilità di agitarsi o di correre in ruote, si osserva come ogni animale dimostri diverse forme di attività spontanea. Tale attività viene registrata da un contatore e sui dati che si ricavano sono effettuati i necessari studi. Le femmine in genere si dimostrano più attive dei maschi. Alcuni si muovono di più la notte che il giorno, altri corrono molto, altri invece poco. Questo campo, che è stato particolarmente preso in considerazione dai ricercatori impegnati nello studio dei farmaci tranquillanti o stimolanti,
risulta anche di notevole interesse per le ricerche sugli effetti degli ormoni o delle sostanze alimentari che spesso modificano queste forme di attività, con risultati che ottenuti nell'animale vengono sovente estesi anche all'uomo. Le variazioni individuali tra singoli animali possono facilmente essere poste in evidenza seguendo le reazioni di ognuno nel corso di un singolo apprendimento. Classica, a questo riguardo, è la cosiddetta tecnica della gabbia bipartita, nella quale l'animale impara a spostarsi da una parte all'altra per evitare un lieve shock elettrico. Ad intervalli regolari, l'accendersi di una luce avverte il topo dell'imminenza della punizione. Dopo alcuni esercizi, egli impara non soltanto a sfuggire alla punizione, ma a renderla inoperante. L'abilità nell'imparare tale esercizio è dipendente da fattori ereditari. Studiando dei topini presi a caso, si noterà come alcuni imparano rapidamente, mentre altri sono più incostanti o svogliati, e altri ancora assolutamente incapaci. Se invece si utilizzano animali provenienti dalla stessa famiglia, dei fratelli gemelli o dei ceppi geneticamente selezionati, i dati appaiono più omogenei e le curve di apprendimento dimostrano tutte lo stesso andamento. Un esempio particolarmente chiaro delle differenze tra le attitudini dei vari individui alla stessa forma di apprendimento si osserva studiando il tipo di memoria caratteristico di due ceppi puri. Mentre alcuni topi imparano rapidamente ma dimenticano nello spazio tra una seduta e l'altra, il secondo ceppo impara più lentamente ma non dimentica mai. A questo punto, il problema è di sapere che cosa succede nel cervello durante le varie fasi dell'apprendimento e in che cosa consiste la consolidazione, cioè il passaggio della traccia mnemonica da memoria breve a memoria lunga. Tra le ipotesi che sono oggi più studiate vi è quella di un immagazzinamento dei dati su base biochimica, forse in macromolecole, secondo un codice analogo a quello genetico. I metodi di ricerca sono volti allo studio dei vari sistemi ormonali ed enzimatici coinvolti in questi processi. Un secondo aspetto particolarmente significativo è rivolto allo studio dei fenomeni bioelettrici cerebrali che si accompagnano con l'apprendimento. A questo fine si può ricorrere ad animali forniti di un cervello di maggiori dimensioni. Adoperando una tecnica spesso usata in clinica, si registra l'elettroencefalogramma di un coniglio. Le deboli correnti che compaiono normalmente a livello della corteccia cerebrale vengono amplificate e registrate con curve che dimostrano onde di vario ritmo e ampiezza. Vengono poi associate le prove di condizionamento con registrazioni dell'attività elettrica cerebrale. L'apparecchiatura adoperata comprende in questo caso una gabbia analoga a quelle già usate per ratti o topi. Ogni volta che l'animale viene avvertito da un segnale sonoro o luminoso, deve passare dall'altra parte per evitare uno spiacevole soffio di aria compressa. Le varie specie animali non possono ovviamente apprendere qualsiasi cosa e bisogna che l'esercizio sia sempre più o meno adattato a quelle che sono le possibilità o le attitudini di una data specie. Il topo poteva imparare facilmente a percorrere un labirinto in quanto questo esercizio corrispondeva alle sue normali attività esplorative, così come tutti gli animali possono imparare a passare da una gabbia all'altra in quanto tale reazione corrisponde al normale istinto di fuga di fronte al pericolo, istinto necessario alla sopravvivenza della specie. Un altro esercizio completamente diverso dai precedenti viene proposto a dei ratti assetati. Essi debbono premere una leva per mettere in moto un meccanismo che fornirà loro una piccola quantità di acqua. Molto difficilmente l'animale non allenato scopre, muovendosi a caso o esplorando la gabbia, l'uso della leva, mentre al contrario può essere facilmente addestrato. Il metodo di addestramento proposto da Skinner consiste nel facilitare il compito ricompensando l'animale all'inizio ogni volta che esso si avvicina casualmente al lato giusto della gabbia, incitandolo poi ad alzarsi sulle zampe posteriori o ad appoggiarsi alla parete,
sino a quando non scopra l'uso della leva. In tal modo diventa possibile studiare nell'animale l'efficacia di varie forme di insegnamento, nonché i diversi fattori che intervengono nell'attitudine ad imparare. In ogni modo, è provato che ciascuna differente specie animale assume un diverso comportamento ed ha una diversa strategia nel risolvere lo stesso problema. Secoli di storia hanno chiaramente dimostrato come la sola, anche accurata, osservazione clinica non fosse di per sé capace di risolvere i problemi che riguardano la terapia delle malattie somatiche. È tempo oggi che lo slancio verso le scienze sperimentali, che ha portato i ricercatori a scoperte che hanno migliorato le condizioni fisiche e prolungata la durata della vita umana, ci porti a considerare con lo stesso entusiasmo i problemi che riguardano la terapia e l'igiene mentale e sociale.